Amiche ed amici, benvenuti alla nuova recensione del Dilettante dello Svapo. Apro una piccola parente, ringrazio tutti i 120 iscritti nel mio canale e dedico questa recensione a Simone Di Bella, un carissimo amico. Chiudo parente e iniziamo. Quest'oggi ce ne andiamo in America. Presenteremo il liquido della High Voltage Haze. PGS, nebbia alto voltaggio, quindi oggi rischieremo di andare in cortocircuito, mi raccomando, andavo a 100 all'ora per la serenata, blem 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 blem, andavo a 100 all'ora per trovare la bimba mia, yeah 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 yeah. Dove è presentato la boccetta, che come potete vedere è in acciaio. Questa boccettina è proprio uno specchietto per l'allodoro per il consumatore, in quanto gli americani sono forti, sanno fare questi packaging molto particolari per attrarre il consumatore. Ah, dimenticavo, dopo aver presentato la boccetta ho un piccolo spot pubblicitario, perché anch'io come dilettante mi sono adeguato, quindi piccolo spazio pubblicità. In tutto il mondo gli uomini fanno pesi per sviluppare i muscoli delle braccia, delle gambe, delle spalle. Ma tutti si sono dimenticati di una parte vitale del corpo fino ad ora. Quindi, allena pisello. Un regolare allenamento fa sviluppare il bellissimo muscolo dell'amore. Appendere il pisello e l'allenamento regolare farà crescere la misura, la forza e la forza. Come potete vedere, questo è un peso per il pisello. Ecco, dietro ci sono tutte le istruzioni. Bisogna iniziare lentamente, con una piccola elevazione al giorno, ed aumentare fino a 30 minuti di elevazione giornaliera. Allena pisello per tutti voi, nei migliori negozi. Finito lo spazio pubblicitario, vediamo come possiamo svapare questo nuovo liquido della High Voltage Haze, un liquido americano. Anamons con Nitrous Mini della Aspire. 3, 2, 1, primo sbarco. Mi scappa la pupù, mi scappa la pupù, mi scappa la pupù, papà. Mi scappa la pupù, mi scappa la pupù, mi scappa la pupù, papà. Mi scappa la pupù, mi scappa la pupù, mi scappa la pupù, papà. Non ne posso proprio più, io la faccio qui. Ma cosa ci dice la descrizione di questo liquido? Una raffia di sapori tropicali, dolce e leggermente piccante, equilibrato, con frutti di bosco, condito con crema alla menta. All'analisi olfattiva, signori miei, sapete di cosa sa? Bene, ve lo dico sinceramente. Avete presente quando andate al cimitero e deponete nel vaso di fiori con l'acqua i crisantemi? Ritornate dopo un mese, togliete i crisantemi secchi e rimane quell'acqua nel portafiori? Quella acqua puzzolente? Beh, è identico l'odore. E per quanto riguarda lo svapo, a me sinceramente sarò allergico a qualche componente, ma mi fa effetto loffa. Avete sentito quando ho svapato? Sono due loffe sono partite. Beh sì, questo è un liquido che veramente io lo metto all'ultimo posto nella mia classifica personale degli liquidi. Quando lo consiglio? Lo consiglio alla sagra della loffa. Quando ci sarà una sagra, uno fa una bella svapata e poi ha voglia di tirare loffe. Oppure come esca per pescare, lo mettete nella lenza, tu in alto mare, tu, e i pesci abboccheranno. Oppure come tiro al bersaglio, in ultima ipotesi, come tiro al bersaglio andrebbe molto bene, perché è luccicante e tu si prende molto bene. Amici ed amiche, finita questa mia recensione, io vi lascio. Spero di avervi gradito e ci sentiamo la prossima volta. Ciao, ciao. A presto, amici miei. Ciao.